voltiamo pagina. Invece di parlare di medicina, salute e benessere, però in realtà continuiamo a parlare di benessere, perché anche ieri abbiamo parlato che le istituzioni si dovrebbero impegnare anche a creare le condizioni ideali per poter fare attività fisica nei parchi, in città e così via, per quello che riguarda piste ciclabili, chi più ne ha più ne metta. Adesso, voltando pagina, noi diamo immediatamente il benvenuto al presidente del consiglio del nono municipio, Andrea Gargano. Presidente, in ascolto. Buongiorno a lei. Allora, nono municipio, tutti quanti avranno capito, ex 12, lo dobbiamo ancora dire, anche se per un po' dovremmo ancora dirlo. Stiamo parlando del quartiere Eur, e poi il nono municipio effettivamente è vastissimo, perché veramente credo che sia uno dei più grandi di Roma. Sì, o no? Diciamo che fra i più grandi, la densità abitativa sia come estensione territoriale. Certo. E parliamo di una location che è molto amata non soltanto dagli abitanti dell'Eur, del quartiere Eur, ma è una location amata un po' da tutti gli amanti dell'aria aperta, e stiamo parlando ad esempio del laghetto dell'Eur. Lei, presidente, presidente che ha il compito di vigilare un po' sull'osservanza delle leggi, insomma su quello che si fa in consiglio, no? Cercare di far svolgere i lavori come dovrebbero essere fatti, però lei ha voluto partecipare nei giorni scorsi alla manifestazione dei lavoratori della EP Costruzioni, ovvero vogliamo ricordare di che si tratta? Sì, diciamo che ho partecipato a questa manifestazione in quanto anche eletto nel territorio, e ho partecipato a questa manifestazione dei lavoratori che sono in questo momento impegnati per la realizzazione dell'acquario dell'Eur. Oppure che dovrebbero essere impegnati, no, mi permetta la polemica, che dovrebbero essere impegnati nella realizzazione dell'acquario dell'Eur. Ecco, che cosa sta accadendo? Allora, la realtà è quella, un po' tutti la conosciamo, e l'acquario dell'Eur era partito un po', insomma, in pompa magna insieme a tante altre opere importanti dell'Eur stesso, però attualmente è tutto fermo. Cosa sta succedendo? Beh, diciamo che, come lei giustamente ricordava, l'acquario dell'Eur è una di quelle opere, insieme alla nuvola di Fuxas e le torri delle finanze, dovevano essere un po' il simbolo della riqualificazione del quartiere Eur. È, diciamo che è la centralità del municipio, il quartiere Eur, la parte più importante. L'acquario, come altre opere, stanno soffrendo per mancanza di fondi, non pubblici ma fondi privati, per cui le opere in questo momento sono bloccate. E per cui l'interesse nostro come amministrazione e come politica è quello che queste opere in qualche modo possano sbloccarsi, e per quello che diceva giustamente lei prima, per la tutela dei lavoratori che sono impegnati nelle imprese che lo stanno realizzando, e perché vorremmo portare a termine queste opere per ridare spazio alla città. Ecco, non soltanto all'Eur, ma insomma a tutta Roma, ecco, alla città per intero, perché parliamo, ecco, di un acquario, poi in una location importante come il laghetto dell'Eur, ben collegata con la metropolitana, insomma diventerebbe un punto importantissimo anche per quello che riguarda il turismo, non soltanto, ecco, i cittadini stessi. E allora, dall'altro aggiungerei che l'acquario dell'Eur è inserito nel circuito museale e congressuale di Roma, e ovviamente dell'Eur in particolar modo. Certo. Quindi diciamo che è un'opera doppiamente importante. Assolutamente importante, però vivendo all'Eur si sentono gli abitanti dell'Eur, ognuno ha una propria teoria, no? Allora, appunto, c'è chi dice che sono finiti i soldi, c'è chi dice si sono mangiati tutto, c'è chi dice è servito solo per scopi politici. Adesso ci troviamo invece che un'opera realizzata, ci troviamo un ammasso di cemento, perché è quello che attualmente si vede. Poi non sappiamo se in realtà sotto c'è qualcosa, adesso sembra soltanto una semplice colata di cemento. No, in realtà quella è un'opera, come le dicevo inizialmente, è un'opera a carico di privati, ovviamente con una convenzione con Eur SPA. Quell'opera in totale costa fra i 60 e i 70 milioni, insomma, non è una stupidaggine. Esatto, fra i 60 e i 70 milioni di euro.
e che attualmente è in attesa di ultimazione, nel senso manca qualche milione di euro, anche se sembra è un po' vergognoso dire pochi milioni di euro, perché rispetto a un'opera così grande possiamo dire anche pochi, diciamo, possiamo... che mancano circa 6 milioni di euro per completare l'opera. Rispetto alla totalità, insomma, risulta essere poco, ma proprio ieri si è tenuto un consiglio straordinario per parlare appunto di questa opera. E che cosa chiedete voi, che cosa chiede il municipio 9? Allora, questo municipio è stato richiesto proprio perché ho partecipato alla manifestazione dei lavoratori, per cui noi ovviamente come amministrazione, in particolar modo come amministrazione municipale, non possiamo intervenire direttamente, però per riaccendere un po' i riflettori su quello che sta accadendo, mi sono sentito in dovere di proporre un consiglio straordinario invitando le imprese e i lavoratori per chiedere che quell'opera venga terminata, come le dicevo inizialmente, certo. perché è nostro interesse soprattutto riqualificare il territorio, in particolar modo il laghetto dell'Eur, che diciamo è un punto storico della città. Sì, manca proprio alle famiglie, no? Alle famiglie che amano radunarsi appunto all'Eur per fare un po' di attività fisica, semplicemente per portare a giocare i propri figli, insomma è veramente un punto di ritrovo importantissimo. Il nostro timore è che accada un po' quello che accade in Italia, molto spesso facciamo finta di non vedere, che possano iniziare delle opere e che poi in realtà portano soltanto degrado, cioè portano degrado e poi soldi buttati, ma in realtà che non ne beneficia più nessuno, se non momenti al degrado. Esattamente, purtroppo ne siamo abituati a vederne troppi e speriamo che l'Eur non venga coinvolta in questo tipo di situazioni assolutamente spiacevoli. Quindi restando nel nono municipio, lei diceva che l'acquario fa parte anche di questa riqualificazione totale che vede anche la Nuvola. Invece la situazione della Nuvola, stanno andando avanti i lavori oppure no? Allora, per la Nuvola c'è più o meno lo stesso problema, soltanto che parliamo di una quantità maggiore di fondi, cioè per l'acquario parliamo di circa 6 milioni di euro, per la Nuvola cominciamo a parlare di centinaia di milioni di euro. Però... ed ovviamente nei prossimi giorni organizzeremo un altro consiglio straordinario per discutere di tutte quelle opere che sono state abbandonate sul quadrante dell'Eur. Noi immaginiamo ad esempio, oltre alla Nuvola, abbiamo la questione delle ex torri telefoniche e finanze, come dicevo prima, la scatola di Renzo Piano, che anche quella doveva passare per la riqualificazione del quartiere, invece sembra di essere a Beirut, è vero, piuttosto che del Luna Park. Noi ricordo che anni fa, sempre in consiglio, votammo un ordine del giorno per la riqualificazione del parco giochi del Luna Park. Oggi è rimasta un'area completamente abbandonata al degrado. Esattamente. Io penso che un'amministrazione seria, attenta alle esigenze dei cittadini, debba impegnarsi anche in questo, cioè farsi portavoce dei cittadini stessi affinché questo, diciamo che questa che ormai è una consuetudine in Italia, non ci sia più. Esattamente. Allora, lei è riuscito, passando in un altro argomento, perché abbiamo lei è riuscita ad istituire anche la diretta streaming dei consigli. Ecco, prima era vietato anche fare delle fotografie, adesso invece è possibile anche questo. Come ci è riuscito? Siamo stati il primo municipio ad adottare questo sistema. Bene, complimenti. Perché molto spesso i cittadini vorrebbero seguire quello che accade in consiglio comunale, perché decidiamo, di fatto facciamo scelte per i cittadini. È chiaro. Per cui abbiamo adottato questo sistema per rendere partecipi i cittadini e far capire che cosa fa in realtà un consiglio municipale e seguirci ovviamente nelle alla luce del giorno, quindi non c'è nulla da nascondere. Beh, complimenti, perché mi sembra un'iniziativa assolutamente stupenda. Io, Presidente Gargano, la devo lasciare, però spero di riaverla presto mia ospite con buone notizie per quello che riguarda appunto queste opere di riqualificazione del quartiere Eur, al quale tutti quanti teniamo in maniera particolare. La ringrazio moltissimo. Grazie a lei, Presidente. Arrivederci. Ringraziamo il Presidente del Consiglio del Nono Municipio, Andrea Gargano.